E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere siamo su Marvel Sfida dei Campioni e oggi andremo a completare al 100% in modalità difficile la missione di Mojo. Ve la faccio vedere nelle missioni evento. La missione chiamata X Comunica, questa qui. Mi manca da completare con l'ultima strada e oggi andrò a farla insieme a voi. La mia squadra voglio modificarla perché devo aggiungere Havoc, non so se si pronuncia proprio così perché c'è l'H, e lo metterò al posto di, fatemi vedere un attimo le sue sinergie molto importanti per portare in squadra Buono, ha in sinergia sinistro e io ho sinistro in squadra, perciò con sinistro, scusate, fatemi leggere velocemente che cosa ha. Non è di famiglia. Buono, un ottimo. La durata degli effetti scorcia armatura aumenta del 100%. I blocchi tempestivi, bello, da un ottimo vantaggio, cioè da degli ottimi, come dire, degli ottimi buff, diciamo. Però Thor Ragnarok me lo tengo perché è molto forte, quindi me lo tengo. Questa qui è quindi la mia nuova squadra e avviamo la missione. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare oggi insieme. Questo video durerà un po' più dell'altra volta. Come potete vedere ho completato tutte le missioni, cioè tutte le strade. Queste due qui le ho completate, queste due qui pure e queste due qui anche. Mi rimane l'ultima, questa qua un po' contorta. Iniziamo. Scusate, è un leggero tossicchio. E subito ci troviamo un'imboscata con Sentinella. Io ho una tattica che in realtà l'ho imparata da altra gente, di cui magari farò i nomi successivamente in altri video, però comunque bisognerà fare i nomi perché grazie a queste persone che io ho imparato molte cose su questo gioco. Ma partirei con il mio eroe in questo caso più scarso, cioè lui, Thor Ragnarok, che comunque anche se è più scarso nel senso di rating, come picchiaggio, diciamo, non è per niente male perché è veramente forte. Ecco, iniziamo col pigliarci le botte. Allora, ecco, bisogna sempre parare e colpire. Ecco, però se colpisci lì a vuoto, oh, che problemi hai, ecco. Scusate, un attimo, un problema nelle dita. Ehi! Oh, non riesco a capire cos'è che non va. Avrò dei problemi nelle dita perché non riesco a combattere bene. Ma adesso mi riprendo, datemi tempo. È che devo ammettere che Sentinella è veramente fastidioso. Perché è sempre lì che ti attacca, attacca, attacca. Cosa, smetti? Ecco. Fortunatamente non mi ha partito. E mi hanno ucciso, porca miseria. Non so cosa ho nelle mani. Non stiamo iniziando bene però questo video, eh. Mi sto già iniziando ad alterare. E andiamo con lui. Lui ha una mossa speciale 2, anche la 3, la 1 un po' meno, però la 2 e la 3 fanno un danno. Sono andata a leggermi appunto le info su quelle mosse speciali e hanno una roba, cioè sono una roba mostruosa. Invece la prima, vabbè, fa un po' le onde d'urto, tipo, che non fanno chissà che. Comunque, andiamo avanti.
Dato che non so se voi sentiate tanto forte la mia voce, io abbasserei di uno il volume del gioco, perché l'applicazione con la quale sto registrando sente molto alto il volume del telefono e poco il volume esterno. Qui, dato che sono praticamente tutti gli altri miei eroi sono svantaggiati, perché sono tutti, infatti non è proprio il massimo portarsi tutti eroi della stessa classe, però sono forti, sono i più forti che ho, quindi li porto. Per fortuna ho Groot, che contro i, come si chiamano, non mi viene in mente, però comunque la sua classe è avvantaggiata contro la classe di Howard il papero, perciò speriamo di riuscire a fare qualcosa. Ma sì, che lo si picchia facile a guardare il papero. Guarda. Si fa proprio picchiare molto volentieri. Sempre la solita tecnica, poi colpisci. Ecco fatto. Tolto di mezzo molto velocemente. Nello scorso video ci sono stati alcuni problemi di audio. Si sentiva molto, diciamo, delle interferenze in sottofondo che davano abbastanza fastidio. In questo video ho trovato un modo, credo, perché ora lo sto registrando quindi non lo so in realtà, che spero che limiti queste interferenze audio, ovviamente spero. Direi di no, lui me lo voglio tenere perché voglio andarci contro Mojo, quindi andiamo con sinistro. Ma sì, dai, andiamo con sinistro, che comunque è molto forte. Praticamente nel mio gruppo, cioè, ho avuto la fortuna di trovare questi eroi particolarmente potenti, tra cui Arcangelo, che in questo momento è il mio eroe più forte, quello che ho portato più su, però non vuol dire che non potrà essere superato da qualcun altro in futuro, lo sarà sicuramente, da qualche magari futuro 5 stelle. Groot magari quando avrò una squadra fatta da, sempre se trovo buoni campioni 5 stelle, cercherò di non portarlo perché non è il massimo. Intanto Gamora l'abbiamo tolta di mezzo in un nanosecondo. D'altronde i campioni che sto andando a combattere, come potete vedere, non hanno un rating così alto, a parte Mojo alla fine che ha 4002, quindi un po' più dei miei eroi, però questi qui comunque hanno un 1008. Se proprio ho lo svantaggio per la classe, proprio se ho il debuff classe, quanto fanno? 2000 di rating, ma non di più. Comunque, quindi, mi hai detto che sono tutti sopra il 2000, quasi 2500 tutti, a parte Thor, che vabbè, è morto male, perché le mie vite erano un attimino che si dovevano prendere, cioè si doveva riprendere. Anche se è strano che dovrei essere abituato, dato che ho giocato un pochino prima di iniziare il video. Stavo infatti, mi stavo spaccando le dita appunto a fare delle arene. Un'arena che, di nuovo, come al solito, vedrete molto spesso in questi video, ogni tanto che si blocca, perché a caso il mio telefono vuole bloccare il video, che vuole bloccare il gioco e quindi lo mette in pausa. Però stavo dicendo che stavo facendo appunto queste arene, che a mezzanotte finisce l'arena, quindi cerco di salire il più velocemente possibile. Non è il massimo con gli eroi che ho, però ci provo. Poi quando diventerò più forte sarà più facile salire nelle arene, farò milioni di punti, per ora faccio centinaia di migliaia, proprio a un milione non sono mai arrivato e non credo di arrivarci per questa missione, ma con altre ci si può comunque provare. Utilizziamo sempre sinistro, lo portiamo avanti fino alla fine e vediamo adesso come si comporterà con Reino. O Raino, come volete chiamarlo. Ecco, inizia col pigliarsi le botte. Ehi, cosa? Gli ho fatto danno, però intanto lui mi ha colpito, a caso. Ecco.
c'è gente che schiva, io dato che per evitare di rischiare di essere comunque colpito paro sempre, schivo poco perché devo un po' ancora migliorare con le dita. Io in realtà questo gioco ho avuto molti altri account, almeno due o tre account dove ero meno forte, perché questo qui è quello che sto portando più avanti, ma comunque anche questo account ha quei suoi 2 anni almeno, quindi mi ricordo che il mio primo account avevo addirittura shoppato, c'era nello shop Deadpool 3 stelle, quindi una schifezza, era quando non esistevano ancora le 5 stelle, il massimo era 4 stelle, eravamo tipo nel 2015, era appena stato creato il gioco, mi ricordo, almeno se non sbaglio, che non c'erano neanche 5 stelle, io avevo questo qui, 3 stelle, però tipo speso quanto avevo speso quel giorno, avevo chiesto a mio padre di darmi... di pagare 35 euro perché ho preso lui 3 stelle, poi lui 2 stelle con un'altra cosa che mi dava altri agevolamenti e per di più anche delle unità che non ha senso comprarle in realtà perché sono facilmente ottenibili aprendo cristalli arene oppure facendo le missioni. Io infatti ero tipo arrivato a una cosa come 3.000 di unità e ora come potete vedere ne ho un po' di meno perché sì, le ho usate per dei cristalli oro in un momento che ero un pochino incasinato e quindi sì, ho la colpa di aver usato le unità per i cristalli, che è una cosa che non andrebbe fatta perché è inutile in realtà alla fine, però avevo bisogno di oro, quindi l'ho fatto. Non le ho usate ovviamente 2.000 per quello, ne ho usate una cosa come 500 per quello, 600 forse, se proprio, infatti sono arrivato a un bel po' di oro e ne ho anche ora adesso di quell'oro lì, però comunque non comprate mai né unità né qualsiasi altra offerta che vi dia la Kabam perché non ha senso spendere soldi per i giochi, per qualsiasi gioco, non lo dico soltanto per questo. Per qualsiasi altro gioco che può essere Clash of Clans, tutti quelli fatti dalla Supercell, quindi mettiamoci anche dentro Clash Royale e Brawl Stars, e non ha senso spendere soldi secondo me neanche su Fortnite, perché shop e V-Buck in Fortnite, lasciatemi dire, sei stupido, perché non cioè, guadagnateli facendo, salendo di livello, no? Quindi non ha senso, vabbè, non mi fate arrabbiare, cioè non mi fate pensare a queste cose, alla gente che spende soldi perché non mi piace. Non sono tirchio, ve lo dico, perché io sono uno che quando c'è qualcosa che gli piace, che comunque anche è inutile, però comunque soltanto per vedere cose se la vuole comprare, la compra, senza alcun problema. Però per certe cose inutili come spenderle sui giochi, proprio no. Non si può, non ha senso, secondo me. Poi andiamo avanti, basta, parliamo di sto gioco, che siamo qui che giochiamo e continuo a parlare d'altro. Come potete vedere abbiamo, finito l'energia, io chiedo l'aiuto, però dato che so che qui nessuno, cioè io aiuto tutti, nessuno aiuta mai me. Io quando c'è un aiuto da poter dare a qualche mio compagno di allenanza, lo faccio sempre perché primo ci guadagno un po' io, perché mi danno appunto gli scudini alleanza. Però quando chiedo io aiuto non mi aiuta mai nessuno. Perciò io lo faccio perché comunque ci guadagno. Andiamo avanti, sinistro contro Mojo, è vero, volevo usare l'altro, per far vedere la potenza dell'altro mi lascerò uccidere da Mojo, perché vi voglio proprio far vedere quanto è forte l'altro, lo so, sto sprecando un campione molto potente che avrebbe potuto uccidere Mojo da solo, tanto mi si riblocca il gioco, no, pensavo mi si bloccasse il gioco, e invece... peccato, perché volevo farvelo vedere su, scusate, volevo farvelo vedere subito,
la potenza del campione di Havok, o Havok come si vuole pronunciare. Vediamo un pochino i debuff. A proposito, qui c'ho 4 debuff, cos'è? Infuso di Diso, quindi attacco e salute del 50% superiore per Mojo, resistenza energia più 40% resistenza energia, quindi in realtà andarci con questo eroe, che è un eroe che comunque usa energia, non è il massimo. Legame di potere, le abilità di assorbimento potere dell'attaccante sono 90% meno efficaci, quindi assorbo 90% in meno dei danni, buono. E poi convalescenza garantisce guarigione, rigenerazione, e recuperano il 50% di salute addirittura. Non è quindi il massimo andarci con un eroe che è di energia, che dà energia, però voglio provare la terza mossa speciale su un eroe che davvero se lo merita, come Mojo, perché comunque gli altri contro cui l'ho usata facevano abbastanza schifo. Non che Mojo sia chissà quanto forte, però gli do 2 pugnetti io. Mi dà anche 2 pugnetti lui o lei, non ho capito bene in realtà che cosa sia Mojo, se maschio o femmina, però vabbè, non voglio indagare. Pariamo la sua mossa speciale, portiamola a una salute almeno del 50%, così accumulo anche un po' di combo. Dai, 29 combo vanno bene. Ah, è vero, no, che con Mojo non la faceva la sua terza mossa speciale. Però comunque l'ho ucciso. È vero, perché Mojo, essendo un eroe così, faceva una scenetta sua stupida. Che però comunque gli ho tolto più del 50% di vita con metà della mossa speciale. Quindi le avrei fatto molto più danno. Però comunque abbiamo completato al 100% la missione. E le ricompense, sì, sono comunque buone, perché non si può dire che facciano schifo, vabbè, 20 unità, 13.000 di oro, 300 schegge, cristalli, eroe premium, 2 cristalli, eroe premium, un po' di ISO, che non fa mai male, ecco, questo qui mi piace, un catalizzatore basilare di grado 4, le 1000 schegge di eroi 5 stelle mi piacciono, e guardate un po' quante ne ho, il tuo possesso 9986, sono a 14 schegge da avere un campione 5 stelle nuovo, per aprirlo insieme a voi magari in un prossimo video, perché questo video non so se aprirò cristalli. 20 cristalli di multiframmento classe grado 4, 2 cristalli di catalizzatore classe di grado 3 e Lucky Star, il titolo con un titolo comune, va bene. Non lo so, fatemici un po' pensare, potrei aprirli adesso, va? Vi faccio uno spacchettamento finale per finire il video. Comunque, siamo a 54 cristalli, quindi si potrebbero fare. Qui un po' di cristalli, ma sì, dai. Iniziamo dai cristalli del, vabbè. Cristalli, questo qui fa abbastanza schifo, vabbè. Andiamo avanti, un boost arena. Apriamo questo, in cui si può trovare anche un catalizzatore alfa. Mi sembrava ci fosse buggato, però niente. Una cos'è? Questa è la pietra evolutiva. Buona la pietra evolutiva. Già nella, forse è la pietra evolutiva, non vorrei dire cavolate. Prendiamone altri 2. Questi sono i cristalli appunto dell'evento di San Valentino, di Deadpool. Vediamo un po' cosa troviamo al loro interno. Abbiamo trovato
un eroe 2 stelle, uno 3 stelle e un 4 stelle, di cui il Capitan Marvel, che è veramente, secondo me, un eroe potente da portare su. Lei invece, Angela, vabbè, il Capitan Marvel 4 stelle, non è male, invece vabbè, questo vabbè. Torniamo ai cristalli, buono, subito partiamo con già un eroe nuovo 4 stelle, vediamo quanti ne troviamo continuando così. Apriamo questi, che sono tanti, vediamo un po' cosa troviamo al loro interno, se formiamo qualche nuovo cristallo. No, niente, continuiamo ad aprire, qualche nuovo, scusate, catalizzatore, e non ne creiamo nessuno. Vabbè, fa niente, apriamo 4 dei cristalli di indubitabile, vediamo un pochino cosa troviamo. 2 pozioni salute livello 2, una rianima livello 2 e 1500 di oro, schifezze. Ho un cristallo giornaliero da aprire, dove si possono trovare anche eroi 3 stelle, no, ma io trovo una guillotine, se non sbaglio, sì, guillotine con l'abilità chiave aumentata, 2 stelle, schifo. Andando avanti abbiamo anche un cristallo oro, oro maggiore, 4800 d'oro, vabbè. 8 cristalli missione, un po' di ISO come al solito. Cristallo boost arena, vediamo un pochino, ne ho 4. I boost arena devo dire che fanno abbastanza schifo, a meno che non ci sia una missione che vi dice di potenziare i campioni nelle arene per poi guadagnare di più punti, non servono a niente. Qui cristallo boost arena maggiore, cosa mai ci troveremo dentro, apriamolo subito così. Vabbè, fa schifo, dai. Qui, come potete vedere, ho 2 cristalli dell'evoluzione 3 stelle. Questi li ho presi nello shop, non li ho pagati quei soldi, ma con... dove sono? Allora, ops, ecco qui. Con questi qua, che ho aperto, che avevo a disposizione, questi cristalli. E ne ho presi 2. Così sono 2 eroi 3 stelle che si possono prendere in più. Apriamoli veloce, vediamo un po' se doppiamo qualcuno. E 2 volte abbiamo preso Freccia Nera, che non è male. Così l'abilità chiave mi sale a livello 16, vabbè. E comunque un po' di ISO, un bel po' di ISO, 4 da 5000. Oro e schegge di eroe 4 stelle. Cristallo eroe 4 stelle, scusate. Torniamo giù, cosa avevo ancora? 2 cristalli catalizzatore classe grado 3. Li apriamo subito. Va bene. Sì. Possono servire per potenziare qualche eroe così un po' brutto. Cristalli arena. Diciamo che ne prendiamo il più possibile, aggiungiamone altri. Torniamo indietro e prendiamo tutti quelli che si possono prendere, che in questo caso saranno 14. Prendine, prendine e l'ultimo. Li apriamo di botto, speriamo di un po' di unità. 60 unità e 33.000 di oro. Questi cristalli sono buoni per l'oro e per le unità. E a volte puoi trovare anche punitore 4 stelle, che comunque non è male. Tornando ai cristalli, ci aspettano 3 cristalli e re premium. Apriamoli. Tutti 2 stelle. Iron Man superiore, Iron Man normale e pugno d'acciaio. Vabbè. L'abilità chiave risvegliata, sì, a livello 7, 12 e 4, vabbè. Un po' di schegge per l'eroe 3 stelle. Sì. Speravo in almeno un 3 stelle, un doppione 3 stelle magari. Vabbè, ops, ho fatto errore. Oh!
E inaspettato, abbiamo pure un eroe 4 stelle da aprire, quindi ce lo apriamo insieme. Avrei voluto aprire anche un 5 stelle, però a quanto pare non è stato a noi possibile farlo oggi perché non ho schegge giuste, cioè non ho abbastanza schegge, per pochissimo. Però so già dove rimediarmele, e prima di andare di aprire questo ve lo dico, me le potrò rimediare completando l'atto 2 del... No, scusate, il capitolo 2 dell'atto 4, che sono a quel punto lì, sono a metà del capitolo 2. Apriamo questi cristalli, schifo, Freccia Nera, che a quanto pare non ce l'avevo 2 stelle, non ci ho fatto caso, Hulk e Yellow Jacket, schivezze. Per fortuna ci rifacciamo con un eroe 4 stelle adesso. Fortunatamente. Chi sarà? Questo lo faccio girare. Lascio girare lui per vedere. A me piacerebbe un sacco o Venom oppure Simbionte Supremo. O magari doppiarne qualcuno di quelli che già ho, tipo Guillotine, che è una che mi vorrò portare su di livello. Mi piacerebbe prendere Guillotine. Vediamo, lasciamolo girare. Vediamo un po' quando si ferma. E si è fermato. E mi prendo oggi. Ecco. Io allora qui, ragazzi, mi potrei un pochino incavolare. Ant-Man, che fa schifo? 4 stelle, porca miseria. Andiamo a vedere sti campioni. Oddio mio, che schifo. 4 stelle, Ant-Man. Avevo un cristallo 4 stelle Ant-Man, che fa schifo. Guardate, dov'è? È l'ultimo, lì. Madonna, fa veramente schifo. Vabbè, allora lasciamo stare. Non mi ci fate pensare. Oh, posso evolvere sinistro? Posso alzare di grado sinistro? Non saprei. Mi sa che invece farò salire di grado lui. Qui intanto cos'ho? Qualche ricompensa? Sì, una. Schifo, comunque. Tra gli oggetti cos'ho in scadenza? Questo, comunque, è robaccia. Potenziamo. Scusatemi se era un pochino frizzato il gioco. Potenziamo lui. Togliamo questa cosa automatica, perché preferisco sceglierli io. E portiamola a livello 30. Allora, e lo posso potenziare. Vediamo un po'. Questo eroe ho già visto che ha un po' meno vita e un po' meno attacco di sinistro, che ha lo suo stesso livello, stesso round in questo momento, però lui ha più rating. Già. Poi lui ha anche sinergia con sinistro, la sinergia con sinistro lo rende più forte, quindi ottimo. Però me lo evolvo direttamente, tanto di oro ne ho a sufficienza, direi. Guarda lassù quanto oro. Sarà l'ISO, che non mi basterà, dato che tanto non ho eroi da dover portare su di queste altre classi. Io uso tutto per lui. E portandolo su dovrebbe arrivare forse addirittura a superare come rating... come si chiama? Intanto c'ho problemi di wifi. Ottimo. Fantastico. Ecco, forse è partito. Ok. Stavo dicendo, dovrebbe riuscire a superare come rating anche il mio arcangelo, che per ora è quello che ho più alto di rating. Potenziamolo fino a livello 14. Per ora ha un rating di 2679 e diciamo che è bello potente. Aiutiamo l'alleanza, perché a quanto pare qui sono arrivati un bel po' di aiuti. E poi vedo che forse ho qualche missioncina nuova lì sotto da andare a prendere qualche ricompensa.
Quindi prima della fine del video ci andiamo. Dato che poi in realtà non so quanto stia durando effettivamente sto video, ma non credo che sia più di mezz'ora, vorrei iniziare a provarvi a portare un video un po' più lungo. Che ne dite? Beh, voi non potete scegliere ovviamente in questo momento, però sì, ci provo. Vedo se vi piace il video un po' più lungo. Ho aiutato il mio amico qui. Un altro po' di ISO, che non fa mai male. Scusate. Ah, eventi alleanza, nuovi e buono. Vediamo un pochino cosa mi dà. Lotta dell'alleanza. Come ottenere punti, sconfiggi. Quindi devo fare missione alleanza. Ok. Ascesa dell'evocatore. Accresci la tua potenza nelle sfide, aprendo cristalli, salendo di livello, raccogliendo doppioni e promuovendo campioni. Buono. E le ricompense? Cosa mi aspetta come ricompense? Devo arrivare a 150.000 punti per sbloccare le schegge di cristallo eroe 5 stelle. E vedendo qui, facendo quello più quello, sono 2000, 2100, sì, sono più o meno 3000 schegge in totale, però a me basterebbe già quelle 125. Buono questa qui, dato che ho tanto, ho quanto, 7 giorni, ho una settimana per andare avanti in questa, provare a andare avanti in questa missione, lo farò. 5 invece giorni per questa missione. Le ricompense sono, sembrano buone, cioè sono abbastanza ottime, direi, più che buone. Completa le missioni alleanza per ottenere punti in questo evento. In questo evento le mappe più difficili assegnano più punti. E che dite? Andiamo a provarla, è una missione alleanza? Ce n'è? Seguente, seguente, seguente. Ah, non ci sono missioni di alleanza in questo momento, vuoi dirmi? Peccato. Il comando non è ancora iniziato la missione. Peccato. E vabbè.